Ed è con noi Pier Giorgio Odifreddi, si guadagna da vivere come matematico e scrittore, è famoso per aver detto che il 90% degli italiani è stupido, peggior nemico chiunque, escluso quel 10%, stato d'animo provocatorio. Buonasera professore Odifreddi, allora buonasera. Faccio vedere anche a lei questo sondaggio Twitter. Avete letto bene il contratto che vi lega alla banca? Sì, no? Solo alcune righe. Hashtag la gabbia open. Odifreddi, mi costituisco, sono nel 90%, facciamo vedere la copertina del libro. Io sono nel 90% degli stupidi, mi costituisco subito. Ma la domanda è... In realtà è il contrario, perché tutti pensano di essere nel 10%, quindi siamo tutti tranquilli, non sono gli altri gli stupidi. Dizionario della stupidità, dopo entreremo. Allora, via con i 5 minuti. Ma non siamo stupidi quando pensiamo veramente di poter vivere comprando tutto a rate? Molti non sono stupidi, semplicemente non sanno che le banche, per esempio in questo caso, stanno facendo quello che si chiama circonvenzione di incapaci. Tra l'altro il sondaggio diceva se abbiamo letto tutti questi contratti, ma chi mai li legge? Sono spesso molte pagine scritte piccolissime in un linguaggio che è incomprensibile, quindi più che essere stupidi, insomma, sono delinquenti gli altri. No? Una delle categorie nella quale ho trovato più stupidi è sicuramente la politica, entrando dentro le pagine. È una coincidenza statistica? Napoleone diceva che in politica la stupidità non è un handicap, e se lo diceva lui naturalmente, no? Però la politica effettivamente è uno dei grandi bacini della stupidità. Gli altri sono la religione, per esempio, la filosofia, certa filosofia, molta letteratura, il fantasy, quindi matematica? Ce n'è parecchia. No, quella no, stupida no. Magari è noiosa, brutta e... Alla lettera B, infatti, troviamo Silvio Berlusconi. Come lei matematico. Dice, è un tipo geniale di stupido? I politici hanno questa caratteristica, non si sa mai se stupidi lo sono o se lo fanno, c'è un motivo, no? Perché appaiano stupidi, perché se è vero che il 90% dell'elettorato è fatto di stupidi e bisogna catturare i loro voti, allora certo o uno è stupido e lo fa bene, o se non è stupido deve simulare. Uno stupido di talento. Non so bene Silvio se simulasse o se... A volte sembrava che lo facesse per scherzo. Altre volte quando diceva sciocchezze, come quella sui bambini cinesi che si mangiavano. Matteo Renzi nel suo libro si merita 4 citazioni. Addirittura? Sì, le abbiamo contate. Come mai? Non lo so, Renzi mi sembra un po' un esempio di quella che si chiama la legge di Peter, che dice che si viene sempre promossi fino al proprio livello di incompetenza. Lui faceva forse bene il sindaco di Firenze, ma questo non significa che poi un buon sindaco possa essere automaticamente o debba essere un buon presidente del Consiglio, o per esempio che una bella e giovane deputata possa essere un buon ministro delle riforme. Perché le fa un po' più paura a Beppe Grillo? Perché lei dice, non dice stupidaggi ma scienziati. Grillo secondo me ha sprecato il potenziale positivo che aveva il suo movimento, e aveva tanti lati positivi, dicendo veramente un sacco di stupidaggini sulla scienza. A parte chiamare per esempio il nostro premio Nobel, la Rita Levi Montalcini, una vecchia puttana, cioè che non si sa come gli sia venuta in mente, no? Ma per esempio credere alle scie chimiche, al biowash, dire che l'HIV non è il virus che provoca l'AIDS. No, onestamente non l'ha detto Grillo. L'ha detto, io le ho riportate tutte, non è solo lui spesso le prende in giro perché ovviamente non sono farina del suo sacco, no, ma infatti, come spesso succede con i politici. Perché negli spettacoli Grillo invece per esempio sull'ambiente o sulla ecocompatibilità ha detto... Portato prima degli altri, per esempio la macchina a motore elettrico, energia pulita. A volte io penso che i politici, poiché parlano spesso a caso, certo il 50% delle volte ci c'entrano, però il resto, il rimanente, no? Uno competente, no? Dovrebbe dirle quasi sempre giuste, mentre invece se uno il 50% delle volte le dice sbagliate vuol dire che... E i tempi moderni rischiano di essere caratterizzati dalla tecnica, dalla tecnica, dalla meccanica. E i robot non sono stupidi? I robot seguono quello che il programmatore gli dice di fare. Noi spesso ce la prendiamo con le macchine, diciamo guarda questo programma com'è cretino, ma il programma l'ha scritto qualche programmatore. Quindi più è cretino il programma, più è cretino il programmatore che l'ha fatto. Spesso le macchinette dove dobbiamo mettere, no, per esempio il bancomat, eccetera. A volte i programmi, per esempio si parla di banche, ma qui c'è una piccola stupidità delle banche. Se lei fa per esempio un bonifico alle 5.01 di una giornata, perlomeno la mia banca, che è il San Paolo, così almeno tutti lo sanno, forse lo fanno
sanno tutti, questo bonifico fatto alle 5.01 in maniera elettronica viene semplicemente poi scaricato non il giorno dopo, ma due giorni dopo, perché c'è bisogno di una giornata lavorativa in mezzo. Ma la giornata lavorativa del computer che cos'è? Un secondo, no? E questo è effettivamente probabilmente un esempio di stupidità. Il programmatore non si è accorto che facendo l'e-banking in realtà no, ci sono altre regole da seguire. Vabbè, lì è facile, perché tanto tutte queste ristrutturazioni lo fanno per licenziare la gente. No. Con la storia dell'home banking, dell'e-banking e quant'altro. Non stiamo capendo più nulla. La stupidità è proprio quella... A volte coincide con l'ignoranza? Ma infatti stupidità deriva etimologicamente proprio da quello, dallo stupore che si ha di fronte a una situazione che non si capisce e non si controlla. E il mondo moderno effettivamente è molto tecnologico, molto scientifico, bisognerebbe avere appunto una competenza, e invece purtroppo si va in altre direzioni grazie a quei quattro grandi bacini che dicevo. Allora, qui. Noi tra poco parleremo di banche, lei starà con noi e ci aiuterà a capire anche alcune dinamiche, per esempio anche i derivati, e ce lo spiegherà anche certo. con qualche... quelle sono matematiche. Esatto, quella è pura matematica.